Vi racconto una storia. Siamo nel 1950 in una campagna inglese. La località in italiano si chiama Pietra Argentea e evoca subito località amene, paesaggi tolkieniani, alberi scintillanti. In realtà dal terreno parte un frastuono assordante. È un frastuono infernale, ma in un certo qual modo sinfonico. Nella vecchia pista dell'aeroporto militare di Silverstone, gli aerei militari oramai non servono più perché la guerra è finita da un pezzo, ma sulla pista, al loro posto, corrono le auto da corsa. Quel giorno c'è una folla immensa che è accorsa per assistere a quello che sarà il primo capitolo di una storia che nel 2020 ha compiuto 70 anni. Quel giorno, a Silverstone 1950, si sta correndo infatti il primo Gran Premio del campionato mondiale di Formula 1. Sugli spalti c'è gente di tutti i ceti, in pista piloti di tutte le nazioni, ma mettere il proprio sigillo vittorioso su quella storica prima gara sarà un'auto rossa con un quadrifoglio dipinto di lato e l'Alfa 158 di Nino Farina. Questa è una delle storie che la Formula 1 può raccontarvi, storie di principi accanto a figli del popolo, storie di spie, donne fatali, cavalieri coraggiosi, ma anche uomini comuni che diventano all'improvviso leoni gettandosi nelle fiamme per salvarne altri, e di uomini che da quelle stesse fiamme risorgono come delle fenici. Sono storie di vita e d'amore e non soltanto di motori. Sono storie di legami, di fratellanze che vanno oltre l'idea di una famiglia, di duelli infuocati, ma anche di sentimenti che sopravvivono alla morte, che è una fedele, costante compagna di tutti questi 70 anni. È la Formula 1 insieme, più nemmeno, di ieri e di oggi con le dovute differenze. E se mi chiedeste di descrivervela con una battuta, io potrei dirvi che la Formula 1 è la ragione per la quale, benché la macchina, l'automobile sia stata inventata da Herr Benz in Germania, quando pensiamo all'automobile ci viene in mente un'italianissima Ferrari. E allora mi chiederete, perché io che seguo all'ora di Amadeus e non mi curo di un gruppo di privilegiati che cerca di ammazzarsi in auto correndo in tondo, dovrei trovare interessanti queste storie? E io mi permetto di rispondervi con le parole di un neofita conquistato dalla Formula 1, leggendovi il passo di un romanzo. Questa persona aveva scelto, con qualcosa che era molto più simile all'incoscienza che alla passione, di infilarsi in un mondo in cui una tecnologia certa e deterministica conviveva con l'imponderabile mescolanza di fattori assolutamente non calcolabili, come meteo, incidenti, errori umani o fatalità. Eppure, quella vivace commistione di determinismo scientifico e indeterminatezza passionale lo affascinavano più che respingerlo. Beh, come vedete, sulla Formula 1 ci si scrivono anche dei romanzi. Pensate quante storie si possono tirare fuori.